Ciao amici, vediamo subito questo breve tutorial che parla di dinamiche, ma prima costruiamo un muro con tanti mattoncini e poi faremo infrangere da una sfera. Allora, nel modeler andiamo ad attivare i box, tasto numerico, allora gli diamo una misura che è 1,5 m, diamo doppio invio, poi sempre nel box riattiviamo un'altra volta e questa volta lo sfasiamo e la misura è un 500, quindi che va su, e poi lo facciamo spostare di lato e quindi sarà un 7,5. Doppio invio e abbiamo creato, diciamo, la nostra sequenza, che poi la ripetiamo, così avremo un muro. Adesso andiamo a clonare questo qua. Quindi abbiamo detto che ogni mattoncino di questo è 1,5 m, quindi facciamo 1,5, ne facciamo 25, diciamo, in orizzontale questi qua, la misura sarà sempre 100%, quindi diamo l'ok e ci troviamo con una fila di mattoni, come potete vedere da qua, da questa angolazione qua. Ok, adesso questa qui la cloneremo in senso verticale, quindi andiamo ancora in clone e lo cloniamo per 10 volte. L'altezza stavolta sarà diversa perché sarà di 1 m. Qua segniamo 1 m Y per l'altezza. Diamo l'ok e abbiamo già il nostro muro, come potete vedere. Adesso andiamo a perfezionare il muro. Lo rendiamo... Allora, facciamo così, selezioniamo questi punti estremi, andiamo a controllare più da vicino, che facciamo, diciamo, cerchiamo di essere precisi, forse mi muovo troppo in fretta, però è semplicissimo, eh? Allora, poi quest'altra estremità, andiamo ad allineare e diamo l'ok. Andiamola a vedere. Allora, come potete vedere, adesso il muro è perfetto. L'ultima cosa che facciamo, andiamo a questo punto qua e centriamo praticamente il nostro muro, lo mettiamo al centro della scena. Andiamo un po' più vicino e lo mettiamo al centro. Adesso che abbiamo il nostro muro, dobbiamo creare altri livelli, che uno è il pavimento, quindi ci allarghiamo un po' di più e andiamo di nuovo in box e andiamo a creare un piano sullo stesso livello del nostro muro. Potete vedere, doppio invio e abbiamo creato il muro. Nel terzo livello andiamo a creare la sfera che ci servirà per abbattere il muro. Allora, queste misure qua, 50 facce, 40 segmenti, la misura 2 m x 2 m x 2 m. Ok, diamo doppio invio. Qua adesso possiamo pure decidere i colori che gli vogliamo dare ai nostri oggetti. Al limite cambiamo solo la sfera, la facciamo, diciamo, un colore che va sul rosso, bordeaux. Ok, andiamo a vedere da vicino, va bene, bene così. Quindi abbiamo detto, questo è il muro. Piano, e questa è la sfera. Salviamo di nuovo, selezioniamo la sfera, in modifica facciamo per tutti gli angoli, quindi ritorniamo, salviamo e ci spostiamo nel layout.
Allora, posizioniamo la nostra camera. Sistemiamo un attimo le luci, così riusciamo a vedere un po' meglio tutta la scena. Prendiamo la nostra sfera. Prendiamo la nostra sfera, la posizioniamo qua e a 120 gli diciamo che deve andare lontano, qua. Quindi la nostra sfera andiamo a vedere che è al terzo frame già l'ha toccato, quindi potremmo anche avvicinarla di più. Qua vediamo. Quindi abbiamo 5, quindi indietreggiamo a 5 all'impatto e passa la sfera. Allora, diamogli una superficie alla palla, facciamo un po' riflettente, un po' più lucida, ok, va bene così. Creiamo subito anche un background. Facciamo uniforme, prendiamo la nostra camera, ci posizioniamo un po' più vicino alla scena. Ecco, ok, adesso andiamo ad applicare le dinamiche. Applichiamo prima, diciamo, le caratteristiche che devono avere gli elementi. Quindi disabilitiamo prima, facciamo il pavimento che è il plane. Il pavimento deve essere fisso, quindi quello non si deve muovere. E quindi in questo caso qua è un corpo statico, cioè fermo. Poi, per quanto riguarda il muro, invece è un corpo rigido. Per quanto riguarda la sfera, anche questo è un corpo rigido. Mi posiziono all'ultimo frame e abilito le dinamiche. Aspettiamo il calcolo e vediamo il risultato che viene fuori. Allora, come potete vedere, la sfera tocca, si infrange sul muro e cade il muro. Il muro è come se fosse un unico blocco. Ora, se noi entriamo nel pannello delle dinamiche, selezioniamo il muro e gli diciamo che sono tante parti. Andiamo subito a vedere, tanto basta spostarci nel frame numero 10, così avremo un calcolo veloce. Vedete? Si vedono già i mattoncini. Andiamo a 20, poi dopo gli facciamo fare tutto il calcolo. E come potete vedere, si sta aprendo. Quindi andiamo a 120, aspettiamo che fa il suo calcolo e poi ci vediamo l'animazione per intero. Ecco, andiamo a vedere. Ecco, questo adesso è un preview molto veloce. Possiamo anche chiudere il pannello delle dinamiche, in modo che in prospettiva possiamo vedere la scena. Adesso possiamo pure fare un preview di questa scena. Scegliamo un'inquadratura,
nella camera prospettiva e avviamo una preview in questa visualizzazione e attendiamo. Allora, andiamo a vedere il risultato della nostra preview. Un bel effetto, diciamo, questo, diciamo, breve tutorial. Nel player qua possiamo anche aumentare la velocità o rallentarla, così sembra anche un rallenti, uno slow motion. Serve poi appunto per analizzare la scena che si è creata, in modo da, se c'è qualche difetto, qualcosa da riportare, si può intervenire. Andiamo a vedere. Ok, riportiamo la velocità normale. Possiamo anche accelerarlo. Proviamo a maxi velocità. Una velocità incredibile. E vai! Tom, 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 tom. No, niente, dai. Ok, bene. Allora, per oggi è tutto. Comunque, iscrivetevi al mio canale. Mettete un like se vi è piaciuto. Commentate se avete richieste da farmi. Scrivete. Ok, e alla prossima. Ciao.